qualcosa osserva nell'ombra. Per mesi ho avuto paura a uscire di notte. Una strana presenza. Sta succedendo qualcosa. La testa sembra quella di un rettile. Questa creatura attacca la sua preda con gas tossici. Il teschio è davvero sorprendente. Non possiede parti simili agli esseri umani, nessun elemento. In questo episodio esploreremo gli Appalachi alla ricerca di una creatura detta il mostro di Flatwoods. Ma cos'è? Testimoni di tutto il mondo raccontano di aver visto delle creature mostruose. Sono reali o immaginarie? La scienza cerca delle risposte e va a caccia di mostri. Le remote foreste della Virginia occidentale. Su queste montagne ripide e rocciose esiste un sistema di grotte molto esteso. Esse giacciono su uno dei più grandi depositi di carbone e gas naturali. Le persone che vivono qui sono isolate, ma non sono sole. È alto quasi 3 metri, forse 3 e mezzo. Ed è molto simile a un rettile. Emana vapori e strane luci. È così deforme da essere proprio inimmaginabile. Secondo i testimoni, è una creatura alta tra i 3 e i 3 metri e mezzo, terrificante e simile a un rettile. Si dice abbia lunghe braccia sottili, 2 dita e la pelle a squame. Sembra che questo mostro si avvicini alle sue vittime con l'astuzia e con uno strano abito, emettendo un rumore penetrante e gas tossici. Tutti hanno paura di ciò che non conoscono. Freddie May, un bambino di 10 anni, e il fratello stanno giocando con un gruppo di compagni quando vedono qualcosa di insolito nel cielo. Era venuto tardi, dovevamo smettere di giocare perché non si vedeva più nulla e vedemmo una specie di palla di fuoco attraversare la montagna e passare sopra di noi. Sembrava stesse rallentando per raggiungerci. I ragazzi si precipitano in casa di May. La madre e il cugino di 17 anni escono con il cane per indagare. Risalgono il pendio dove si è appoggiata la palla di fuoco e si imbattono in un banco di fumo e uno strano odore. Era molto forte e forse potrei descriverlo come quello prodotto da un televisore che brucia, di quelli con il tubo catodico o simile. Il cane scatta in avanti, abbaiando con furia. Poi torna indietro, spaventato. C'è qualcosa di strano che si aggira laggiù. Il cugino nota 2 luci che si librano lì vicino. Vi punta la torcia e appare qualcosa di inimmaginabile. Era come sospeso in aria. Non aveva gambe su cui reggersi e muoveva la parte superiore. Era una specie di asso di picche. Da metà in giù era come fosse un tubo arrotolato ovunque. Direi che era alto 3 metri, 3 metri e mezzo forse. Gli occhi sembravano un po' gli oblò di una barca. La misteriosa creatura emette un sibilo acuto e improvvisamente comincia a scivolare verso il gruppetto. Era spaventoso. A causa della nebbia, il cugino di May prova nausea e dà di stomaco. La madre scopre di avere la macchia di una sostanza oleosa sui vestiti. È una notte che non dimenticheranno mai.
Per un mese mi è rimasta addosso la paura di uscire di notte. Flatwoods, Virginia Occidentale, a 110 km da Charleston. Oltre all'incontro di May, qui 50 anni fa, avvengono decine di resoconti tutti legati a una misteriosa creatura chiamata il mostro di Flatwoods. È da qui che comincia la ricerca di A caccia di mostri. I racconti sulla creatura umanoide mostruosa, una sorta di ibrido fra una bestia e un uomo, caratterizzano la zona per decenni. Gli avvistamenti avvengono sempre entro pochi chilometri dal punto del primo incontro del 1952, ovvero vicino a un luogo conosciuto come Bailey Fisher Farm. Alcuni sono scettici al riguardo e sostengono che si tratti di un errore di identificazione di un animale noto. John Nickel è un ricercatore per il Centro di Scetticismo Scientifico. Secondo alcuni era un opossum, secondo altri un cervo. Ma alla fine quello che vedono sono soltanto degli occhi scintillanti. Nickel ritiene che ciò che i testimoni vedono venga distorto dal loro stato emotivo. È ciò che chiamiamo attenzione basata sulle aspettative, ovvero se si ha una certa predisposizione mentale e se ci si aspetta di vedere qualcosa, questo influenzerà ciò che si vedrà ed è certo che vi sarà una componente di apprensione e di allerta. Quindi, vedendo qualcosa di inquietante, come degli occhi scintillanti nel buio e che si avvicinano velocemente, non credo ci sia tempo per pensare, ma solo per reagire. E la reazione più naturale, di certo, è il panico. Degli avvistamenti simili vengono segnalati in tutti gli Stati Uniti, ma Flatwoods rimane l'epicentro. Ora A caccia di mostri cercherà nella zona degli avvistamenti più recenti, usando una telecamera ad alta tecnologia per la ripresa in notturna. Utilizzeranno un dispositivo a distanza, così da non doversi avvicinare troppo e mettere in allerta il mostro. Un gruppo di esperti intanto sottoporrà a diversi test il cranio di un presunto ibrido di uomo. Ancora oggi vengono segnalati molti avvistamenti. Gli esperti saranno guidati da Frank Fescino, che da 20 anni raccoglie prove nella zona dove per la prima volta viene vista la creatura. Circa 15 anni fa mi trovavo da queste parti e mi aggiravo nell'area della Bailey Fisher Farm e trovai qualcosa di strano. Era nero, un materiale simile a plastica, ed era cosparso tutto intorno sul terreno. Il dottor Stan Fisher e John Bainbridge, un ex poliziotto, si uniscono alla spedizione. Cercheranno delle prove concrete ed eseguiranno dei test forensi sulla ricerca di Fescino e anche sui campioni della misteriosa sostanza nera. Cominciano dalla cima della collina dove viene avvistata la creatura. Quando l'ho visto io, girava già da un po' di tempo in questa zona. May mostra il punto esatto dell'incontro. È arrivato qui. Qui è caduta la palla di fuoco all'epoca. La ricerca si concentra sull'albero più vicino a dove il mostro viene visto gironzolare e da dove sembra scaturire il gas. Questa quercia di 30 metri comincia a morire subito dopo l'incidente e mette a nudo il proprio fusto. Cominciamo da qui. Bene, ragazzi, mi serve solo uno di quei contenitori di plastica per i reperti. Gli esperti sperano che i test tossicologici ora rivelino cosa fa morire l'albero e se la causa è naturale. Ora possiamo procedere a forare, scavare e raccogliere la polvere di legno. It's
Qui è abbastanza morbido. È abbastanza facile rimuovere la terra fino alla base dell'albero, dove è stata vista la creatura. E speriamo che la sostanza che questo mostro ha diffuso abbia penetrato le radici dell'albero o il suolo. Potrebbe esserne rimasto qualcosa. Gli esperti eseguono i test in cerca di radiazioni o tossine che possano aver causato il malessere dei testimoni. No, niente di speciale qui. Se da un lato non vengono rilevate radiazioni o sostanze chimiche, gli incontri con il mostro hanno avuto diverse conseguenze sui testimoni, a volte fatali. La maggior parte dei testimoni ha segnalato disturbi gravi e per molti è emersa una diagnosi di cancro alla gola o anche ai polmoni. Kathleen May invece è deceduta pochi mesi fa e un paio di altri testimoni sono seriamente malati. Freddie May ha il cancro, il fratello Eddie anche, da almeno un paio di anni. Sembra che a causa delle inalazioni di gas tossici, molte delle persone che erano lì quella notte abbiano sviluppato una malattia seria e grave come il cancro, o comunque con conseguenze fatali. A caccia di mostri è nella Virginia occidentale in cerca delle prove di una creatura conosciuta come il mostro di Flatwoods. Da secoli girano strani racconti di mostri simili a questo con sembianze umane e che fuoriescono da una sfera di luce. Nel 27 a.C. lo storico romano Livio narra di un'apparizione incandescente vista nel cielo, dalla quale scaturirono alcune figure umane vestite di bianco. Ciò che le persone dimenticano è che non si tratta solo di un fenomeno contemporaneo. La prima prova scritta della presenza della creatura in America risale ai primi del 1500. Gli esploratori spagnoli stanno risalendo il fiume Mississippi ed entrano in contatto con i nativi americani che affermano di aver visto dei mostri scintillanti che infliggono scariche elettriche. Molte di queste storie non sono state adeguatamente indagate. Ce ne sono in tutto il mondo. Lungo la storia sono pochi i racconti di mostri umanoidi supportati da vere e proprie prove fisiche. Secondo alcuni, aveva un corpo del tutto deforme. Una ragazzina del Texas sta esplorando una miniera abbandonata. Quando si ritrova all'entrata di un'antica caverna. Entrando, scoprì che c'erano moltissimi scheletri umani distesi a terra, sulla schiena. E accanto notò un cumulo che sembrava assomigliare a una tomba. Scavò con le mani e trovò uno scheletro intero. Disse che era un corpo completamente deforme. Accanto allo scheletro ci sono i resti parziali di un altro corpo. Osservando i due teschi uno accanto all'altro, si accorse che erano molto diversi dagli altri. Alcuni ritengono che lo strano teschio deforme sia la prova migliore dell'esistenza di mostri umanoidi. Lloyd Pye ne entra in possesso e conduce alcune ricerche. Sapevo abbastanza per capire subito che c'era qualcosa di davvero insolito. Pai sottopone il teschio alla datazione al carbonio e scopre che ha più di 900 anni. Lo chiama il bambino stellare perché è di piccole dimensioni e ha una forma insolita.
Le anomalie erano subito evidenti, fin dalle orbite. È ciò che mi ha impressionato di più, ed è ciò che hanno notato in molti. Sono orbite completamente diverse da quelle degli occhi umani. Il teschio potrebbe appartenere a un umanoide. Tra le differenze fisiche principali ci sono le orbite. Profonde, meno di 2,5 centimetri. La metà di un occhio umano e l'apertura per il nervo ottico di solito sul retro è collocata nell'angolo interno. È un bulbo oculare completamente diverso dal nostro e quindi avrà anche un meccanismo diverso. L'esame del DNA infittisce il mistero. Senza nessun problema, subito al primo test, emerge un DNA mitocondriale. Quindi è chiaro che la madre è assolutamente umana. Mancava poi di rilevare il DNA nucleare. E dopo, credo, 6 tentativi rigorosi e completi effettuati a tal proposito, non emerse nulla. Non ne trovarono traccia. Il teschio pesa la metà di un normale teschio umano e le ossa stesse sono spesse meno della metà, anche se più compatte. Inoltre mancano le cavità sinusoidali e l'arcata sopraccigliare. Se si procede a un'analisi chimica delle ossa, cosa che abbiamo fatto grazie a un microscopio elettronico, si scopre che questi campioni non sono propriamente umani. Sono più simili a dei denti smaltati. E abbiamo trovato anche delle fibre intrecciate che sembrano costituire la matrice stessa dell'osso, una sorta di rete, come un rinforzo. Erano molto dure e molto resistenti perché la lama del Dremel ha scalfito l'estremità, ma non è riuscita a tagliarle completamente, come si poteva pensare. È davvero molto sorprendente. Un fenomeno strano. Ora gli esperti di A Caccia di Mostri eseguiranno nuove analisi. La bioarcheologa Susan Meister tenterà di determinare se il teschio sia umano o di un'altra natura. Osservando lo scheletro si resta davvero sorpresi perché appare subito piuttosto anormale. La zona che supporta il volto è piccola e poi c'è invece una porzione laterale molto espansa e infine una zona posteriore molto piatta e che comunque non è comune, come tutto. La dottoressa Meister cercherà di determinare l'età, il sesso, la stirpe e la causa delle anomalie. La prima disamina è di tipo morfologico e vorrei cercare di stabilire cosa potrebbe aver avuto degli effetti sul teschio. Nel senso, è stato forse esposto alle intemperie? È stato sepolto? Ci sono prove di modificazioni di qualche tipo, magari volontarie? Poi si può provare a determinare se c'è qualcosa di insolito o anormale che potrebbe indicarci che non si tratta affatto di un teschio umano. La Meister testerà il reperto per capire se è davvero fatto di una sostanza più dura di un osso umano. Usando il test di durezza Shore, spero di riuscire a trarre una buona lettura e valutare la resistenza alla pressione. Quindi, confrontando i dati che emergeranno, vedremo se è significativamente diverso dai teschi umani così come noi li conosciamo. Poiché il teschio non è completo, le analisi sono complicate. Buona parte del volto è perduta. Restano solo i bordi superiori delle orbite. Bill Manns, uno specialista di ricostruzioni forensi, esaminerà un calco del teschio. Egli riempirà le parti anatomiche perdute per vedere se ci sono somiglianze con il mostro di Flatwoods. La prima osservazione ha rivelato quanto fosse diverso da un normale teschio umano. Poi costruirà un modello per simulare una possibile creatura. Biologicamente parlando, è un teschio umano o invece è alieno, o una via di mezzo? Secondo l'approccio che ho scelto, l'unico plausibile e sensato a mio parere, lo tratterò come se fosse del tutto umano,
Quindi, innanzitutto, procederò usando i dati biologici più realistici e più credibili che conosco. I ricercatori sono a Frametown, nella Virginia occidentale, il luogo cioè dell'ultimo incontro con una strana creatura mezza umana chiamata il mostro di Flatwoods. Gli esperti hanno montato il campo in un punto significativo chiamato James Knob, la cima più alta delle colline pedemontane degli Appalachi. Usando l'elio hanno gonfiato un pallone che trasporterà una telecamera a visione termica notturna ed eseguirà una perlustrazione della montagna. I testimoni descrivono un globo o una palla di luce o di fuoco. Secondo una delle teorie si tratta di un rilascio di gas dal sottosuolo dove si trovano i depositi di carbone che potrebbero causare delle allucinazioni. Essi possono lasciare una traccia di calore rilevabile dalla telecamera agli infrarossi e il gas incandescente spiegherebbe la palla di fuoco. Siete pronti? Pronti. Eccolo che va. Here she goes. A caccia di mostri è sulle montagne degli Appalachi per cercare le prove del mostro di Flatwoods, avvistato qui più volte in 60 anni. Si avvicinava alla macchina. George ed Edith Snitowski e il loro bambino stanno attraversando Braxton County quando avviene un incontro bizzarro. Frank Fescino intervista George Snitowski poco prima della sua morte, nel 96. La coppia procedeva nella zona di Frametown e la macchina all'improvviso si spense. Snitowski scende per controllare la batteria ma non trova nulla. Mentre stava lavorando, a un tratto guardò nel fitto del bosco e vide qualcosa di luccicante. Con prudenza cammina verso la strana luce. Intanto che si avvicinava, cominciò a sentire un certo formicolio nel corpo, come una scarica elettrica a basso voltaggio che piano piano si diffuse dappertutto. Non appena Snitowski si gira per tornare indietro, viene avvolto da un nauseante odore di zolfo che lo fa cadere in ginocchio. Qualcosa alle sue spalle si elevò. Snitowski barcolla sulle gambe e vede il mostro dritto sopra di lui. Era alto quasi 3 metri e aveva un aspetto simile a un rettile. Dalla testa alla vita sembrava essere una creatura umanoide. Ma dalla vita in giù, in pratica, era una sorta di razzo, una sorta di oggetto a forma conica, esattamente come viene descritto nei casi di Flatwoods. A quel punto, all'improvviso, cominciò a muoversi e agitarsi. Snitowski corre alla macchina. Guardò dal parabrezza dell'auto e vide che questa figura umanoide era lì, in piedi, con i suoi quasi 3 metri di altezza, davanti al cofano. Che guardava verso di loro. La coppia si rannicchiò mentre la creatura bizzarra lentamente girava intorno all'auto. La zona era tutta piena di fumo e c'era un forte odore di zolfo e dovettero mettersi qualcosa davanti alla bocca per cercare di non soffocare o dare di stomaco. Quando la creatura si piegò con le sue lunghe arti esili, videro che non aveva 5 dita, ma soltanto 2 dita allungate. Toccò la superficie della macchina che, malgrado la vernice, sembrò bruciare fino alla lamiera.
Poi improvvisamente scivolò via di nuovo verso il bosco. Nelle 24 ore subito dopo la prima testimonianza avvengono alcuni altri avvistamenti della creatura. Fescino lavora con Znitowski per produrre un disegno del mostro che sembra differire di ben poco da quello avvistato da May. In conclusione, dal disegno eseguito, appare che la creatura presenta sempre le stesse caratteristiche umanoidi. Ma il 12 settembre essa indossa un abito intero, una specie di armatura, mentre nelle notti seguenti sembra che la porzione superiore dell'abito non vi sia più. Gli esperti hanno raccolto i campioni prelevati dai luoghi di avvistamento e li hanno esaminati. La boccetta che ho qui contiene proprio alcuni di quei campioni neri che mi sono stati portati come reperti e prove sospette. Il chimico Philip Doherty sta confrontando il terreno di oggi e i campioni di legno recuperati nella zona della spedizione. Egli cerca le tossine che potrebbero aver provocato nausea o allucinazioni nei testimoni. Il processo di estrazione che usiamo è stato pensato per rimuovere le sostanze volatili o semivolatili, sia dal terreno che dal legno, e che non sono normali o naturali per un tipo di ambiente come questo. Gli esperti lanciano in aria il mezzo di ricognizione per perlustrare la zona degli avvistamenti. Si trovano spesso molti elementi strani qui intorno e ce ne sono anche in questa zona particolare delle colline. Anzi, qui se ne trovano di continuo. È un'area di circa 1,5 km x 2. Il team posiziona le telecamere termiche sia in aria che a terra. Deve riuscire a captare qualunque segnale. Vedi che c'è una macchia rossa? Sì, è vero. C'è un punto di calore. A caccia di mostri sta indagando sugli avvistamenti di un umanoide nelle zone remote degli Appalachi. La creatura è stata vista recentemente da un cacciatore. Lo ha fatto letteralmente trasalire. Joe Smith è a caccia di cervi a 800 metri a sud-est dalla cima della collina detta James Knob. La zona era completamente ricoperta di vegetazione e erbacce. All'improvviso il cacciatore nota qualcosa tra gli alberi. C'erano ben 3 creature di tipo umanoide e da quanto ha affermato erano di colore bianco. La parte superiore del capo era simile a un asso di picche. Anche rispetto all'abito, le descrive in modo simile agli altri. Non erano di carne e non si vedeva alcun volto. Lo fissavano negli occhi ed erano assolutamente immobili. Il cacciatore ricambia lo sguardo pietrificato dalla paura. Spaventato, li fissava in quelli che sembravano essere i loro occhi, che non erano però di forma circolare. E il bulbo oculare sembrava infossato nelle due fessure. La descrizione dell'uomo coincide con quelle precedenti. Erano incredibilmente simili. Quindi è difficile per me credere che si tratti di un'allucinazione. Con questi recenti avvistamenti alcuni ritengono che il mostro di Flatwoods sia tornato. Altri però sono scettici e ritengono che la spiegazione sia l'isteria di massa. La nausea è un tipico sintomo dell'isteria e possono esserci anche altre reazioni fisiche. Per esempio, si può perdere la voce o si tossisce.
Ci sono sempre effetti viscerali profondi e certamente possono avere natura psicologica. È questo che viene chiamato isteria di massa. Una reazione scatenata da una persona e che si rivela contagiosa. Se uno si fa prendere dal panico, le altre seguiranno a ruota. Nickel ritiene che gli avvistamenti siano un prodotto del loro tempo. Se cerchi casi simili a quelli di Flatwoods, anteriori al 1952, non li troverai. Bisogna considerarli nel contesto della Guerra Fredda, il cui clima generale ha sollecitato spesso dei fenomeni di forte isteria di massa. Secondo Nickel, la pubblicità data al primo avvistamento influenza gli altri. Ogni volta che si dà rilievo a un racconto, ne seguiranno altri. È ciò che viene chiamato contagio. Il caso di Flatwoods attrasse molta attenzione, sia da parte dei giornali che dei media dell'epoca, e diciamo che istituì un nuovo tipo di mostro. Il potere della suggestione è davvero forte. Se pensi qualcosa e lo proietti all'esterno, poi comincerai a vederlo e altri si fisseranno su quella cosa e alla fine affermeranno di averla vista sul serio. Grazie a un pallone aerostatico, i ricercatori sospendono una telecamera termica di infrarossi molto sensibile a un'altezza di 45 metri. Essa mostrerà qualunque fonte di calore presente nel raggio di 1,5 km. Il team sta sperando che questa tecnologia termica aiuti a identificare la creatura. Dicono di aver avvistato la navicella del mostro di Flatwoods toccare terra proprio qui. C'è un punto caldo laggiù. Un esame ravvicinato rivela che il punto caldo che il gruppo vede sul lato della collina è una traccia di calore residua in una cavità nascosta all'ombra di un albero. La mattina seguente, gli esperti scendono lungo la collina dove un cacciatore ha segnalato un incontro con 3 creature umanoidi. Il sentiero che conduce alla zona è quasi impraticabile. Secondo una teoria, gli incontri sono allucinazioni provocate da un rilascio di gas che si forma a causa dei consistenti depositi di carbone che si trovano sotto la superficie. Per la prima volta, la zona degli avvistamenti verrà esaminata per rilevare i gas tossici. Stiamo cercando del monossido di carbonio e forse del solfuro di idrogeno. Entrambi potrebbero essere presenti, perché sono le operazioni di estrazione delle miniere di carbone a rilasciarli nell'atmosfera. Non viene rilevato nulla. La zona è pulita. Gli esperti di a caccia di mostri stanno sottoponendo a dei test ciò che potrebbe essere il teschio di un mostro umanoide ibrido e ne misurano l'inconsueta densità. L'antropologo forense Susan Meister ha sottoposto il teschio al test di durezza di Shore. Esso misurerà la sua resistenza, rivelando se è maggiore di quella di un teschio umano. Il test di durezza di Shore è pensato per valutare la resistenza di materiali come i polimeri o le ceramiche, in modo da capire come reagiscono a una forza eventualmente applicata. Quindi abbiamo pensato di usare questo test anche per le ossa, in modo da dedurne dati utili sulla capacità di resistenza. Il test verrà applicato a 3 campioni diversi. Il supposto teschio di ibrido, il teschio di un adulto e quello di un bambino.
Il durometro misurerà la resistenza che il teschio oppone a un ago spinto a molla. L'artista forense Bill Mans sta usando un campione del teschio per ricostruire il volto della creatura. Egli spera che questa ricostruzione determini se vi è una concreta somiglianza con la testa allungata e gli occhi scintillanti del mostro di Flatwoods. Le orbite sono stranamente poco profonde. Mans ha già ricostruito la mascella perduta e i piccoli denti. Ora si occupa degli strani occhi. Il primo pensiero sarebbe semplicemente quello di porre all'interno della cavità un occhio rotondo, ma esso tenderebbe a sporgere come gli occhi delle rane. E ritengo che biologicamente questo non sia probabile. Quindi in questo caso è meglio procedere prima con il computer e dare una forma agli occhi, prevedendo una zona posteriore piatta. Ruotandolo si otterrà una sorta di ovale compresso. In effetti, così si colloca perfettamente nell'orbita. L'occhio non sarà in grado di ruotare bene a destra, a sinistra o su-giù, ma poiché la retina è solo al centro, permetterà una visione periferica a fuoco, ovvero non servirà a roteare l'occhio. Mans comincia la ricostruzione dei muscoli del collo e scopre qualcosa. In un normale essere umano, il collo è piuttosto interno, ovvero avanzato perché rimanga fermo su una base fondamentalmente rotonda e con una forma cilindrica. In questo particolare caso, i punti dove i muscoli si attaccano alla base del cranio sono protratti verso l'esterno e quindi danno origine a una forma inconsueta. Alla fine, il volto del mostro umanoide appare. Dopo che il volto è stato rimpolpato, possiamo tralasciare la muscolatura sottostante e la struttura del teschio e delle ossa. Possiamo fare un passo indietro e avere una prima vera idea. A caccia di mostri sta cercando le prove di una strana creatura umanoide avvistata in Virginia occidentale più di mezzo secolo fa. Quest'uomo dice di essersi trovato faccia a faccia con il mostro nel 1952. Questo investigatore ritiene di aver trovato le prove concrete della creatura. Secondo questo scrittore, lo scheletro è un umanoide ibrido di 900 anni. E questo antropologo forense potrebbe finalmente essere in grado di determinare le sue origini. La dottoressa Susan Meister ha completato la sua analisi. Al termine di tutti i test, possiamo dire che molto probabilmente si tratta del teschio di un bambino. Sono arrivata a questa conclusione basandomi sul fatto che la morfologia è coerente con quella di un bambino umano. Riassumendo, quindi, direi che sia la forma che il contorno, che le dimensioni del teschio vi corrispondono pienamente. È impossibile dimostrare il sesso o la stirpe di appartenenza, ma la dottoressa Meister riesce a scoprire alcuni altri dettagli. Non ci sono prove di malattie evidenti sul teschio o di modificazioni dovute a eventuali deformazioni o sepoltura. E più lo osservo, e più sono convinta che le sue caratteristiche sono dovute a interventi intenzionali, probabilmente, per esempio, nell'ambito di qualche specifica pratica rituale. È risaputo che alcune tribù dei nativi americani fasciano il cranio morbido dei loro piccoli per dargli una forma allungata. È una pratica detta modellazione cranica. Casi di modificazione intenzionale del cranio sono riscontrabili in quasi tutte le parti del mondo. Si tratta della pratica della modellazione cranica e della modificazione della regione occipitale sul retro. Modificazione intenzionale o meno, comunque sia, la Meister non ha mai visto niente di simile. Non ho mai visto interventi come questi, di questa estensione o simili. Il grado di modificazione di questi teschi è molto significativo.
e non ho mai visto niente di simile, in nessun altro esemplare mai analizzato. Il test di Shore suggerisce che il campione è composto di una sostanza più dura delle ossa umane. In questo caso, il test di durezza è stato condotto su 3 individui diversi. Il primo è il teschio che abbiamo analizzato, quello del bambino stellare. Il secondo individuo è un umano adulto femmina e il terzo è un bambino umano. Ciò che emerge è che i 2 teschi umani hanno un valore accettabile, intorno al 65-85, secondo la scala di Shore. Ma il bambino stellare rivela una lettura un po' maggiore e sfiora un valore superiore a 80. Anzi, abbiamo rilevato una lettura che sfiora addirittura i 90. Quando ho cominciato, non avevo nessuna idea in mente che potesse influenzarmi nella realizzazione del volto. E sono molto sorpreso. La ricostruzione rivela un viso che non sembra del tutto umano. Gli esperti hanno raccolto dei campioni dal luogo dove la creatura viene avvistata la prima volta nel 1952. Il terreno intorno all'albero morto è cosparso di un materiale simile a plastica. C'erano parecchi campioni di legni e suoli diversi e li abbiamo testati. Le 2 analisi effettuate con lo spettrometro di massa, che avrebbero identificato con certezza qualunque componente presente, sono state messe a confronto con un cromatografo, un rilevatore più sensibile. Non ci sono materiali volatili e semivolatili strani. L'analisi delle particelle nere rivela che si tratta di un materiale organico naturale carbonizzato da un intenso calore. La mia valutazione è che si tratta o di legno decomposto e alterato o di un qualche tipo di carbone. Più di mezzo secolo fa, i testimoni vedono qualcosa che non può essere spiegato. È il più antico fenomeno straordinario mai attestato e richiede prove di supporto. Questa spedizione di A Caccia di Mostri ha ottenuto alcuni risultati interessanti. Non ci sono segni di radiazioni o di contaminazioni tossiche a Flatwoods, nella Virginia occidentale, ma viene trovato un materiale organico carbonizzato che dà credibilità a ciò che i testimoni affermano. Non vi sono fuoriuscite di gas che possano classificare queste storie come allucinazioni. E il paragone tra le descrizioni dei testimoni dimostra che vedono tutti la stessa cosa. Ho intervistato sia dei bambini di 5 anni che degli adulti, anche 90 anni, e mi hanno raccontato tutti storie simili. Ma la cosa interessante è che molti a Braxton County dicono che la creatura si stia mostrando di nuovo. È necessario aprire le nostre menti a questo tipo di fenomeni e non chiuderci. A volte alcuni eventi a cui partecipiamo non hanno una spiegazione, ma questo fa parte della vita in genere. E bisogna imparare ad aprirsi al nuovo. Bisogna imparare a lasciarsi sorprendere. Se qualcuno mi avesse chiesto se credevo negli UFO o in qualcosa di proveniente dallo spazio, avrei detto di no. Ma ora so che qualcosa c'è. Che hanno paura di ciò che non conoscono. Freddy May, un bambino di 10 anni, e il fratello stanno giocando con un gruppo di compagni quando vedono qualcosa di insolito nel cielo. Era venuto tardi, dovevamo smettere di giocare perché non si vedeva più nulla e vedemmo una specie di palla di fuoco attraversare la montagna e
passare sopra di noi. Sembrava stesse rallentando per raggiungerci. I ragazzi si precipitano in casa di May. La madre e il cugino di 17 anni escono con il cane per indagare. Risalgono il pendio dove si è appoggiata la palla di fuoco e si imbattono in un banco di fumo e uno strano odore. Era molto forte e forse potrei descriverlo come quello prodotto da un televisore che brucia, di quelli con il tubo catodico o simile. Il cane scatta in avanti abbaiando con furia. Poi torna indietro, spaventato. C'è qualcosa di strano che si aggira laggiù. Il cugino nota due luci che si librano lì vicino. Vi punta la torcia e appare qualcosa di inimmaginabile. Era come sospeso in aria. Non aveva gambe su cui reggersi e muoveva la parte superiore. Era una specie di asso di picche. Da metà in giù era come fosse un tubo arrotolato ovunque. Direi che era alto 3 metri, 3 metri e mezzo forse. Gli occhi sembravano un po' gli oblò di una barca. La misteriosa creatura emette un sibilo acuto e improvvisamente comincia a scivolare verso il gruppetto. Era spaventoso. A causa della nebbia, il cugino di May prova nausea e dà di stomaco. La madre scopre di avere la macchia di una sostanza oleosa sui vestiti. È una notte che non dimenticheranno mai. Per un mese mi è rimasta addosso la paura di uscire di notte. Flatwoods, Virginia Occidentale, a 110 km da Charleston. Oltre all'incontro di May, qui 50 anni fa, avvengono decine di resoconti tutti legati a una misteriosa creatura chiamata il mostro di Flatwoods. È da qui che comincia la ricerca di A Caccia di Mostri. Qualcosa osserva nell'ombra? Per mesi ho avuto paura a uscire di notte. Una strana presenza. Sta succedendo qualcosa. La testa sembra quella di un rettile. Questa creatura attacca la sua preda con gas tossici. Il teschio è davvero sorprendente. Non possiede parti simili agli esseri umani, nessun elemento. In questo episodio esploreremo gli Appalachi alla ricerca di una creatura detta il mostro di Flatwoods. Ma cos'è? Testimoni di tutto il mondo raccontano di aver visto delle creature mostruose. Sono reali o immaginarie? La scienza cerca delle risposte e va a caccia di mostri. Le remote foreste della Virginia Occidentale. Su queste montagne ripide e rocciose esiste un sistema di grotte molto esteso. Esse giacciono su uno dei più grandi depositi di carbone e gas naturali. Le persone che vivono qui sono isolate. Ma non sono sole. È alto quasi 3 metri, forse 3 e mezzo. Ed è molto simile a un rettile. Emana vapori e strane luci. È così deforme da essere proprio inimmaginabile. Secondo i testimoni, è una creatura alta tra i 3 e i 3 metri e mezzo, terrificante e simile a un rettile. Si dice abbia lunghe braccia sottili, 2 dita e la pelle a squame. Sembra che questo mostro si avvicini alle sue vittime con l'astuzia
e con uno strano abito, emettendo un rumore penetrante e gas tossici.